kinda crazy. Let's do something kinda crazy. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi nuova tipologia di video che è da un sacco di tempo che mi richiedete di fare, finalmente mi sono convinta. Vi sto parlando di un fantastico What I Eat in a Day, quindi che cosa mangio durante una giornata tipo. Tra l'altro, essendo il primo video di questo format, se avete consigli o idee per migliorarlo fatemi sapere sotto nei commenti. E come vedete la mia giornata tipo inizia sempre con la colazione, che è sempre, e dico sempre ormai, un fantastico cappuccino che poi può essere accompagnato da diverse cose, dipende un attimino dal tempo che ho, da cosa ho voglia di mangiare e un po' dai miei impegni. Stamattina dopo colazione andrò in palestra, quindi ho deciso di associare a questo fantastico cappuccino quasi finito una barretta proteica di Foodspring, che è la marca che utilizzo per appunto barrette proteiche eccetera eccetera. Tra l'altro questa qui non l'ho mai provata, è con extra cioccolato e peanuts, che sono le noccioline, e di solito io la vado sempre a smezzare perché tutta è veramente tanto, quindi ne mangio sempre metà. L'odore è bello strong. Questo ragazzi è l'interno. Devo dirvi la verità, non mi fa impazzire. Cioè secondo me ci sono barrette di Foodspring molto più buone. Però vi dico anche che dall'odore pensavo peggio, perché sembrava molto più chimica come cosa, in realtà no. Tra l'altro ragazzi, da quando a settembre ho comprato l'aeroccino sto iniziando a bere una quantità di latte che è veramente disumana. Ne bevo veramente veramente tanto, perché la mattina necessito assolutamente del cappuccino per svegliarmi, anche perché non so se ve l'ho mai detto, ma odio il caffè. Io non sono mai riuscita a prendere il caffè da solo, quindi lo devo sempre associare al latte, è l'unico modo per berlo. Quindi la mattina prendo sempre il cappuccino per svegliarmi, poi adesso che è arrivato anche un po' il freddo, il pomeriggio mi faccio sempre una cioccolata o un latte caldo con il Nesquik. Quindi va a finire sempre che mi bevo almeno 2 tazze di latte al giorno. E non so se faccia proprio bene, perché già il latte fa gonfiare. In più io sarei anche intollerante, ma questa è una storia più lunga che vi racconterò magari più tardi, quindi dovrei darmi un attimino una regolata. Però sicuramente non rinuncerò al cappuccino di mattina. Finalmente ragazzi sono tornata a casa, ho finito di far palestra, mi sono fatta una doccia, mi sono un attimino sistemata e adesso è ora finalmente di mangiare. Vi giuro che sto morendo di fame, è come se stamattina praticamente non avessi fatto colazione. Tra l'altro devo dire che questo orario per andare in palestra mi è piaciuto molto, perché non c'era gente, ero abbastanza libero, poi comunque hai tutto il resto della giornata a tua disposizione, quindi super super approvato. Ma parliamo di cibo, che è meglio. Vi dico la verità, ho voglia di cucinarmi la pasta. Questa frase detta da me è veramente rara, perché ultimamente ho quasi eliminato del tutto la pasta dalla mia alimentazione, semplicemente perché ho visto che le ultime volte che la mangiavo stavo male, nel senso che facevo strafatica a digerirla, proprio mi rimaneva sullo stomaco e sentivo proprio che mi dava fastidio. Quindi ieri che sono andata al supermercato ho preso 2 tipi di pasta diversi dal solito. Ho preso queste mezze maniche che sono integrali e poi ho preso le pennette di Kamut, che un po' di tempo fa mangiavo e poi ho smesso perché io penso di non averlo mai detto sul canale. Io in realtà sono intollerante anche al grano. Oltre al latte, che vi dicevo stamattina, è un'altra serie di cose, sono intollerante anche al grano. Fortunatamente la mia è sempre stata un'intolleranza molto molto debole, cioè molto leggera. Infatti io ho scoperto di essere intollerante al grano, al latte e anche ad altre cose semplicemente perché ho fatto gli esami delle intolleranze. Altrimenti non l'avrei mai scoperto, perché il mio corpo non ha una reazione. Cioè se io mangio qualcosa col grano non mi succede nulla, il mio corpo non cambia nulla. A
apparentemente. Evidentemente, siccome ormai è tantissimo tempo che non mangio più cose di Kamut, perché c'è stato un periodo quando ho scoperto di essere intollerante al grano che mangiavo solo cose di Kamut, poi quando in realtà mi sono accorta che mangiando anche le cose normali non cambiava nulla, ho ripreso a mangiare tutto normale. Però non vorrei che adesso, mangiando comunque tante cose che hanno il grano normale all'interno, non vorrei che il mio corpo si stia un attimino infastidendo. Però in realtà è molto strano, perché mi succede solo quando mangio la pasta in particolare e non le altre cose con il grano, tipo se mangio la piadina, la pizza, non succede nulla, non lo so. Oggi comunque avevo voglia di pasta, quindi mi farò la pasta. E come condimento, per non utilizzare sempre il classico pomodoro, utilizzerò questo sugo già pronto, che dovrebbe essere un sugo cacio e pepe. E sono abbastanza spaventata, perché noi, cioè la mia famiglia intendo, non ha mai comprato sughi confezionati o cose comunque già pronte. Mia madre chiaramente l'idea che è meglio farsi la casa le cose, sono totalmente d'accordo. Fortunatamente però io non ho né la sua bravura né la sua pazienza nel cucinare, e quindi ieri sono andata al supermercato e ho detto: ma sì dai, proviamo, magari quando sono un po' di fretta però ho voglia comunque di pasta, questo qui in un attimino è pronto, poi magari è anche buono, non lo so, vedremo, lo testeremo. Intanto che si cuoce la pasta, ho anche pensato al secondo e ho deciso che mi farò loro, che sono degli stick vegetali ai cereali croccanti. Se mi seguite da un po' sapete che da circa quasi un annetto non mangio più la carne, ho smesso di mangiarla per vari motivi, ma ve l'ho già spiegato. E quindi in questi mesi mi sono dilettata nel provare al supermercato tutte le varie cosine inerenti al vegetale, e loro, questi stick, sono tipo una delle mie cose preferite in assoluto, mi piacciono un sacco. In più c'è tipo questa salsa gourmet che è buonissima. Quindi mi faccio loro e mi taglio magari anche un po' di formaggio. Vediamo che cosa c'è in frigo. Vedete, gli sticks sono così, non sono tanto grandi. Qui c'è la salsina. E li faccio cuocere sulla padella finché non sono proprio belli belli dorati. Ogni tanto chiaramente li giro anche. Che tra l'altro, ragazzi, questa cosa di non mangiare la carne, diciamo che da una parte è stata anche vantaggiosa, perché mi ha permesso di scoprire un sacco di cose che prima non avevo mai assaggiato e di conseguenza non mangiavo. Appunto tipo tutti questi hamburger vegetali, cose vegetali, polpettine di verdure. Prima non mangiavo nulla di tutto ciò, perché chiaramente mangiavo più carne. Che poi in realtà, quando io dico mangiavo carne, era raro che mangiassi tipo le fettine o queste cose qui. Io mangiavo soprattutto cose con carne e tantissimi tantissimi salumi. E poi chiaramente quando ho smesso ho dovuto integrare altre cose, e quindi ho scoperto che mi piacciono un sacco tipo le passate di legumi, che siano ceci, fagioli, un mix, il farro, appunto tutte le cosine che vi dicevo prima. Mi si è aperto anche un mondo. Intanto ho tagliato un po' di grana, questo qui è pecorino stagionato, e qui ho messo la salsina per gli stick. Manca un po' meno di un minuto, ne approfitto per assaggiare la pasta. Voglio assaggiare con voi in diretta la pasta. Chiaramente da brava emiliana ho messo il parmigiano sopra. Buon appetito. Vi dirò, ragazzi, per nulla male. Mi aspettavo molto molto peggio, in realtà è buono. Chiaramente mai come quello fatto in casa. Però se non siete bravi come me, soprattutto non avete voglia di cimentarvi, questo ci sta. L'unica cosa, forse ho sbagliato sopra mettere il parmigiano, perché copre un po' il sapore. I'm looking, but if you want to work it. 17:29, e direi, ragazzi, che è arrivata l'ora della merenda. In realtà non ho questa super super fame, di solito faccio una merenda più sostanziosa, anche perché di solito la routine è proprio diversa, perché vado in palestra la sera, quindi prima di andare in palestra, dato che poi mangio molto molto tardi, faccio una merenda più sostanziosa. Ma oggi le cose sono andate diversamente, e avendo mangiato tardi e comunque avendo fatto anche un pasto bello sostanzioso, non ho così fame. Però comunque ho un certo languorino, e so anche che per la cena mancano ancora alcune ore, quindi insomma voglio mangiare qualcosa. Sono abbastanza combattuta sul cosa prepararmi, perché ho sostanzialmente due idee. In realtà inizialmente avevo pensato di bermi o una cioccolata calda, un po' di latte caldo, però siccome sto cercando di contenermi con il latte, ho detto ok, magari optiamo per un'altra cosa. E quindi avevo pensato o di farmi tipo una ciotola di yogurt con un po' di tipo cereali, cioccolato fondente, tipo muesli. Oppure la seconda opzione, che è molto molto più semplice, spermuta
d'arancia e un pezzo di torta fatta in casa allo yogurt, quindi anche quella lì rimane molto leggera. E mi sa che andrò per la seconda opzione, più che altro perché la spremuta d'arancia non la bevo da tantissimo. Però sì, oggi ho proprio voglia di spremuta d'arancia e magari poi metto anche un po' di sciroppo d'acero sopra la torta in modo da addolcirla ulteriormente. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. 10:26 e ragazzi, siamo arrivati all'ultimo pasto della giornata. In realtà non ceno mai così tardi, se non quando vado in palestra, allora lì sì. Però oggi è stato un puro caos perché sono uscita tardi, ho fatto un giro in centro, non ho mangiato fuori e quindi ho aspettato di tornare per registrarvi appunto l'ultima parte, che è quella della cena. Però gli altri giorni mangio solitamente con la mia famiglia, mangiamo tutti insieme perché durante il giorno abbiamo orari diversi. Infatti, come avete visto, oggi ho mangiato da sola, come capita spesso perché i miei sono a lavoro o magari quando sono a casa io sono all'università, insomma un po' di robe, e quindi la cena è il momento in cui stiamo tutti insieme. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere che cosa farci. Sto sculciando un po' nel frigo, ma non c'è nulla che mi alletti molto, nel senso o tipo la piada con la mozzarella, ma comunque avevo già mangiato oggi la pasta, quindi non volevo mangiare altro grano stasera per un po' la motivazione che vi ho detto oggi a pranzo. Quindi mi sa che andrò sulle cotolette. Eccole qui, io ho preso l'altro giorno al supermercato e sono cotolette chiaramente vegetariane della Valsoia. Non le ho mai assaggiate, ho provato tipo la carne Beyond di altri marchi, ma loro mai assaggiate, quindi mi sa che mi farò una di loro e accompagnerò il tutto con questi fantastici pomodorini che adesso vi faccio vedere come li faccio. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're... Ta-da! Allora ragazzi, mi rendo conto che magari non sembrerà la cosa più appetitosa del mondo, soprattutto i pomodorini così, che sembrano tutti spappolati, ma vi giuro che sono buonissimi. Ma in tutto questo assaggiamo la cotoletta. Ragazzi, vi giuro, buonissima. La cotoletta voto 10. Assurda. I pomodorini fatti in questo modo in realtà sarebbero il condimento per una pasta che i miei fanno sempre, che non so come si chiama in italiano, però tipo giù dai miei, giù in Sicilia, si chiama pasta alla picchio pacchio, tipo, ed è una delle mie paste preferite proprio perché tutto il pomodoro si spappola così. Quando ho smesso di mangiare la carne, che dovevo integrare più verdure, e io ragazzi non sono una grande amante delle verdure, ho provato a fare appunto la pasta senza pasta, cioè quindi mangiarmi solo il condimento così, e ho scoperto che è una delle cose più buone. Quindi mi faccio molto spesso questi pomodorini che sono già cotti, li fanno i miei quando fanno la pasta di pomodoro, poi io li ricuocio in padella. Cena top. Io ragazzi concludo questo video con l'ultima cosina che mangio, o meglio bevo in una giornata, ovvero una bella tisana. In realtà questa qui non è proprio una tisana, è tipo un preparato che si scioglie o in acqua fredda o in acqua calda, che ha il gusto delle ricola, delle caramelline. Quindi nulla ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia in qualche modo. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok e Vinted, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Is your body next to me?